da quello che ho letto, giocherà la partita sarà tra due squadre, una che gioca il calcio totale e una che sta lì ad aspettare. E quindi saremmo noi, insomma, voglio dire, no? E questo è quello che è la disamina, insomma, si è cercato fino all'ultimo secondo di contrapporre queste due idee di calcio, di un calcio propositivo, ovviamente non il nostro, e di un calcio speculativo, ovviamente il nostro. E allora io, siccome a me, io voglio bene ai giornalisti, non mi piace che poi fanno delle brutte figure, gli voglio dire che il nostro calcio non totale è il terzo attacco del campionato, che il nostro calcio non totale è quello che ha fatto più gol su palle inattive, il nostro calcio non totale c'è cioè il difensore che ha fatto più gol, il nostro calcio non totale è quello che il girone di ritorno ha fatto più gol e quello che ne ha subiti meno, il nostro calcio non totale è questo. Allora, se mi devo aspettare la mia partita di oggi, si incontreranno due squadre che hanno nei giocatori delle caratteristiche diverse. La differenza sono gli interpreti, sia del nostro gioco speculativo, sia del gioco totale degli avversari. E ovviamente sarà una finale in cui ci si gioca l'accesso in Serie A, quindi è normale che la farà da padrone tanto l'aspetto tattico, ma credo molto 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 di più l'aspetto nervoso, l'aspetto psicologico, l'aspetto di interpretazione dei momenti, quello che ha sempre determinato che una squadra salga in Serie A e una no. E ovviamente anche una componente di fortuna che per esempio il Pescara l'anno passato non l'ha avuto, come non l'ha avuto l'Avellino. E quindi queste sono componenti che contano.